Uomini e donne, Raffaella Mennoia contro Luca Onestini e Soleil. Uomini e donne, Raffaella Mennoia dice la sua su Luca Onestini e Soleil. Raffaella Mennoia è scesa in campo ancora una volta per difendere il programma televisivo Uomini e donne. Cosa è successo? Stanca per le accuse rivolte alla veridicità del talk show sentimentale del pomeriggio di Canale 5, condotto dall'indiscussa regina della TV Maria De Filippi, si è sfogata su Facebook. L'ex postina di C'è posta per te ha dichiarato: in merito alla vicenda che vede coinvolti alcuni ex partecipanti di Uomini e Donne, ci tengo a dire che sono perplessa e dispiaciuta di certi comportamenti che mi lasciano stupita e incerta sull'attendibilità degli argomenti. Il riferimento è sicuramente alla storia d'amore di tradimenti più discussa in questi ultimi giorni, quella dell'ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini e la sua scelta Soleil Sorghè. I fan del programma sono stanchi di sentirsi presi in giro da un meccanismo meschino che vede coinvolte le varie strategie messe in atto dalle agenzie di spettacolo. Probabilmente, complice di questa ennesima puntualizzazione della Mennoia su Facebook è stata la chiacchierata avvenuta qualche giorno fa all'interno della casa del Grande Fratello VIP, secondo cui a Luca Onestini sarebbe stato consigliato di far finta di corteggiare Giulia De Lellis per ottenere maggiore visibilità e dare vita ad un nuovo gossip, costruito a tavolino. Uomini e donne, Raffaella Mennoia si sfoga sui social. Raffaella Mennoia, autrice del programma di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi, ha pubblicato qualche ora fa uno sfogo su Facebook, difendendo la trasmissione a causa dell'ennesima messa in discussione. In questi giorni non si fa altro che parlare della storia di Luca Onestini e Soleil Sorghè. Cecilia Rodriguez era già a conoscenza di questo finto gossip che voleva Soleil Sorghè provarci con Andrea Damante, durante la permanenza di Luca Onestini all'interno del GF VIP. Durante una chiacchierata tra Giulia e Luca è venuta fuori la storia che uno degli agenti dei ragazzi avrebbe consigliato di creare un falso corteggiamento nei confronti della fidanzata di Damante per ottenere maggiore visibilità. Ci tengo a dissociarmi e ribadisco l'estraneità a vicende che avvengono fuori dai nostri studi e dal programma per il quale lavoro. Se decidono di prenderci in giro lo fanno con noi come con voi, ha commentato su Facebook Raffaella Mennoia, poiché da quando è scoppiata la coppia Onestini-Sorghè sono piovute critiche anche sul programma Uomini e Donne, accusato di contribuire al business.